E io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Copiatrice. Che strano. Ricordavo di avere un solo paio di occhiali da sole. E guarda qui. Ci sono tante copie anche della mia pecorella preferita. Ah! E della mia automobilina giocattolo. Amici miei, che bello che siete qui. Qualcuno ha fatto delle copie delle nostre cose preferite. Non abbiamo spazio per tanti giocattoli. Dobbiamo scoprire chi è che sta facendo tutte queste copie. C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Viva! Grazie mille, amici miei. Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella bozzana! La bozzana! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozzona. Quasi pronti. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria. Così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Che cosa mi dite? Non ditemelo, non ditemelo! Ottime imitazioni! Qualcuno ha fatto delle copie delle vostre cose preferite! Ma come fa a saperlo? Il mago sa tutto! Sai anche chi è stato a fare tutte queste copie? Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere. Lo immaginavo! È stata la piccola copiatrice! La piccola copiatrice? E chi è? La piccola copiatrice le cose belle vuole guardare! Per vederne tante le deve a bizzeffe copiare! Copia per la gioia che gli dà! Vedere tutte le sue cose preferite a volontà! Con questo vuoi dire che la piccola copiatrice farà copie di ogni cosa che le piace in tutto il resto del mondo? Temo proprio di sì, Bo. Amici miei, il mondo non potrà contenere tutte le copie che farà la piccola copiatrice. C'è soltanto una cosa da fare. Dobbiamo trovare la piccola copiatrice e impedirle di fare tutte quelle copie. Per trovare la piccola copiatrice dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! La piccola copiatrice! Trovate quelle tre porte e troverete la piccola copiatrice! Grazie mille, mago!
È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra zona? Bene! Allora conto fino a 3, poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Un tappeto! Non è un semplice tappeto, Daisy! È un tappeto volante! Che bello, voglio proprio vederlo! È chiuso! No. Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del tappeto volante! Entriamo! Wow! Siamo davvero in alto! Vedete la nostra prossima porta? Oh, guarda! È quella lì! E guardate! Lì ci sono tanti tappeti volanti! Wow! Ma come possiamo fare ad arrivare alla porta se è dall'altra parte? Benvenuti alla festa fluttuante dei tappeti volanti! La piccola copiatrice da questa parte è passata! Indovinate un po' la sua cosa preferita qual è stata? Se tappeto volante avete pensato, avete indovinato, ma c'è di più! Se alla porta volete arrivare, sui tappeti dovrete saltare! Saltare di tappeto in tappeto? Ma come possiamo fare? Per saltare di tappeto in tappeto, dovete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per saltare di tappeto in tappeto e arrivare alla porta? Un elefante che marcia? Un serpente che striscia? Una rana che salta! Una rana che salta! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Ora per saltare di tappeto in tappeto, dobbiamo saltare, saltare, saltare come una rana! Guardate me, amici! Daisy sembra proprio una grande rana verde! Diventiamo rane che saltano anche noi! Siete nella vostra zona? Bene! Allora conto fino a 3, poi fate come me. 1, 2, 3, via! Forza, rane salterine! Accovacciatevi in giù, poi saltate in alto! Di tappeto in tappeto, sempre più su! Saltate, ranocchiette, più in alto che
che potete! Saltate, saltate, forza! Proprio come me! Continuate a saltare! Wow! Non credo che questi tappeti volanti siano fatti per due, Daisy! Salta! Saltate anche voi, ranocchiette! Oh oh! Mi serve altra energia! Saltate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Continuate a saltare! Massima potenza! Saltate, rane! Saltate! Ancora un altro po'! Così arriveremo alla porta! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo saltato sui tappeti volanti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo saprete fare poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Una cicogna! Con una buffa uniforme! Sì, è vero! Sembra un uniforme da marinaio! I marinai navigano sempre sulle navi! Vediamo se c'è qualche cicogna marinaio che naviga dietro questa porta, amici! È chiusa! No. Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta della cicogna marinaio! Wow! Guarda questa grande nave, Daisy! Ha le vele e tutto il resto! Ma niente cicogne! Allora, vedete la nostra ultima porta? Oh, guarda! Eccola lì! Dall'altra parte del ponte! Sarà super facile! Wow! Cicogne! E sono tutte uguali! Le loro uniformi sono identiche! E marciano nello stesso identico modo! Spostatevi, per favore! Come possiamo fare per arrivare alla porta se le cicogne che marciano non ci lasciano passare? Benvenuti sulla nave dei cadetti cicogna! A bordo, ognuno della ciurma fa parte! Sono tutti cadetti e voi lo sarete ad arte! Sì! La schiena raddrizzerete e in riga vi metterete! L'ora di addestramento alla marcia voi farete! Ogni cadetto come gli altri deve marciare! I loro lunghi passi dovrete copiare! Vi dovrete impegnare! Copiare i lunghi passi di marcia dei cadetti? Come possiamo riuscirci? Per copiare i passi di marcia delle lunghe gambe dei cadetti... dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per copiare i passi di marcia delle lunghe gambe dei cadetti? Un pesce che nuota? Una giraffa dai lunghi passi? Un gatto che cammina a gattoni? Una giraffa dai lunghi passi? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per copiare i passi di marcia delle lunghe gambe dei cadetti, dobbiamo fare passi lunghi, lunghi, lunghi come fanno le giraffe! Guardate come faccio io! Daisy fa dei bei passi lunghi da giraffa! Su, facciamo lunghi passi da giraffa anche noi!
Siete nella vostra bozzona? Super fantastico, amici! Ora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre. Via! Forza, giraffe! Tenete la vostra schiena ben dritta. Allungate le lunghe gambe di giraffa. Bravissimi, amici miei! Attento, Daisy! Vediamo che lunghi passi da giraffa riuscite a fare. Se lunghi passi faremo, giraffe sembreremo. Passi lunghi, giraffe! Oh oh! Ho poca energia! Fate passi da giraffa con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Fate lunghi passi da giraffa! Ginocchia in su! In alto le porteremo sempre di più! Fate passi da giraffa, cadettini! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Fate bei lunghi passi da giraffa! Uno, due, tre, quattro! Marciate con le cicogne! Fino alla nostra porta! Non smettete di marciare! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo attraversato il ponte con passi da giraffa! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Wow, Daisy! Devo averti dato il telescopio perché sei stato bravo a fare i lunghi passi! Che cosa vedi? Tante, tante Bo! Davvero? Posso vedere? E io vedo tanti, tanti Daisy! Non è un telescopio, è un caleidoscopio! Un caleidoscopio che fa le copie! Vi permette di vedere tantissime copie delle cose! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai! La terza porta! La piccola copiatrice! Oh! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È ora di impedire alla piccola copiatrice di fare copie di tutto quello che le piace! Wow! Guardate quante cose copiate! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? La piccola copiatrice! Ma se continua a fare tante copie, il mondo molto presto sarà ricoperto di tante cose copiate! Cosa possiamo fare? Sappiamo che alla piccola copiatrice piace guardare le cose che copia! Se solo ci fosse un modo per farle guardare le copie di ciò che le piace, senza doverne fare delle copie vere! Questo! Questo! No, grazie, Daisy! Non posso giocare con il tuo caleidoscopio in questo momento! Ora sono occupata a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il caleidoscopio che fa le copie! Se la piccola copiatrice guardasse ciò che le piace attraverso questo, vedrebbe delle copie senza doverle fare davvero! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Forza! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, piccola copiatrice! Guarda un po' che cosa ho qui! Amici miei, credo proprio che le piaccia! E così la piccola copiatrice guardò le sue copie felice e contenta! Che cosa stai guardando, Daisy? Te! Me!
come mai? Le copie possono andare, ma non c'è nulla di meglio di una cosa originale. So che cosa vuoi dire, Daisy. Sei la mia migliore amica e la bambina più originale del mondo. Anche tu, Daisy. E anche voi, amici miei. Ci siamo davvero dati molto da fare oggi. Siamo riusciti ad impedire alla piccola copiatrice di riempire il mondo di copie. Anche grazie a voi. Siete ancora nella vostra boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!